Parte il campionato di calcio di promozione pugliese Girone A e il Manfredonia mostra subito di che pasta è fatto, battendo per 6-1 il Borgo Rosso Molfetta. Veniamo alla cronaca: al secondo minuto del primo tempo, subito un acuto dei biancocelesti con Cicerelli che scende dalla destra a palla al centro per Capitan Trotta, che colpisce male la palla e sfuma l'azione. Quarto minuto, ancora Trotta dal limite dell'area, calcio di punizione per i biancocelesti, la voragine tira e la palla si stampa sulla barriera. Decimo minuto, Molfetta in avanti con il suo giocatore migliore Kubai, che entra in area ma Ferrazzano si oppone al suo tiro. 17esimo, grande occasione per il Manfredonia con Capitan Trotta, palla al centro dalla destra, errore difensivo, la palla giunge tra i piedi di Trotta che solo in aria tira alto sulla traversa. 22esimo, ospiti in vantaggio, errore della retroguardia biancoceleste, palla a De Celli che piazza la palla alla destra di Ferrazzano. Manfredonia 0, Borgorosso Molfetta 1. 20esimo, il Manfredonia riacciuffa il pareggio con un tiro da fuori area di Stoppiello, anche a causa di un errore difensivo del portiere ospite Castagno, 1-1 ed è il risultato di parità. 26esimo, ammonito Roberto, il numero 2 biancoceleste, per fallo su Kubai. Al 28esimo ancora Manfredonia pericoloso con la voragine, il suo tiro si stampa sulla traversa. 32esimo, punizione per il Borgo Rosso Molfetta, Kubai impegna in una difficile parata il portiere Ferrazzano che manda in angolo. 37esimo, Capitan Trotta viene atterrato in piena area, l'arbitro, il signor De Fazio di Barletta, non ritiene che ci siano gli estremi per un calcio di rigore, ma dà il calcio d'angolo per il Manfredonia, dal cui tiro non succede nulla. 46esimo, in pieno recupero del primo tempo, è Telera a regalare il vantaggio al Manfredonia di testa, battendo Castagno e siglando quindi il vantaggio per i biancocelesti. Nella ripresa inizio gara non succede nulla fino al 19esimo, quando un gran gol di Grumo, entrato da poco in campo da 30 metri, porta il Manfredonia in vantaggio per 3-1. 25esimo, Trotta entra in area, suo il tiro che viene ribattuto da Castagno, la palla termina di nuovo tra i piedi di Capitan Trotta, che nel tentativo di liberarsi di un suo avversario viene atterrato e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Lo stesso capitano va sul dischetto e porta il Manfredonia sul 4-1. 32esimo, Grumo si ripete con un gran tiro dalla distanza ed un altro gran gol, 5-1. Nel frattempo c'è una girandola di cambi per il Manfredonia. In campo De Filippo, Mastropasqua, Graziano, Grumo e Santoro, per la voragine Telera, Albrizio, Stoppello e Perez. Ed è proprio il neoentrato Santoro che al 37esimo impegna Castagno. 46esimo minuto, in pieno recupero è Santoro di testa a battere un colpevole portiere ospite in uscita per il 6-1 definitivo, e dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara, il signor Gioacchino De Fazio, decreta la fine della gara. Un Manfredonia ben messo in campo che ha subito fatto vedere agli altri suoi avversari di che pasta è fatto e di quali sono le sue ambizioni per questo nuovo campionato di promozione. Un Manfredonia che domenica prossima sarà ospite del Castellaneta.